Buonasera a tutti. Quello che vedete alle mie spalle è proprio il portale della rete dei gruppi di lettura, promosso dal Sistema Bibliotecario Nord-Est di Milano e aperto a tutti i gruppi di lettura italiani e non. Prima abbiamo parlato appunto che il web può eliminare il rapporto corpo a corpo. No, a dire la verità questo vuole essere uno strumento di contagio, vuole essere appunto uno strumento per condividere e partecipare. Negli scorsi mesi siamo entrati in contatto con diversi gruppi di lettura. Vi mostro un attimo la cartina con la geolocalizzazione. Scusate, una cosa che per doverosamente devo dire, che la mappatura, cioè la mappa, sì, l'inserimento dell'anagrafica lo sta facendo Anna Luridiana. Molti, sì, di voi avranno ricevuto le sue email con richiesta di dati anagrafici dei gruppi di lettura, che credo non ci sia in questo momento, ma insomma che ringraziamo per il lavoro che ha fatto naturalmente. Bene, tutti questi puntini rossi che vedete sono appunto tutti i gruppi di lettura che hanno aderito al nostro portale. Sono già 150, per cui direi che è già un numero molto importante. Sappiamo che molti gruppi di lettura hanno già un loro blog, un loro sito. Bene, noi non vogliamo sostituirci, ma bensì vogliamo dare uno strumento che fornisca una maggiore visibilità alla nostra rete. Ma torniamo alla nostra vetrina e vediamo concretamente cosa offre il nostro portale. Il nostro portale ospita una biblioteca virtuale, una biblioteca che è costituita da tutte le letture condivise, tutte le letture che sono state trattate dai gruppi di lettura. In questo momento la nostra biblioteca è veramente piccola, nel senso che ci sono circa 200 titoli, però sicuramente con la vostra collaborazione questo numero crescerà e diventerà una biblioteca sempre più importante. I libri, queste copertine che vedete sono i libri che sono in corso di trattazione da parte di alcuni gruppi di lettura. Andiamo a vedere, cliccando sopra una copertina, quali informazioni abbiamo. Innanzitutto abbiamo un abstract e possiamo anche vedere quale gruppo di lettura sta leggendo quest'opera. In questo caso è la biblioteca il gruppo di lettura legato alla biblioteca di Cologno Monzese. Tra parentesi, vedete anche il numero delle copie, perché il gruppo di lettura della Biblioteca di Cologno Monzese offre anche il prestito a lotti, proprio sul modello spagnolo. Abbiamo anche l'opportunità di guardare lo scaffale virtuale, per cui tutte le letture che sono già state trattate o verranno trattate. Abbiamo poi anche una scheda bibliografica che probabilmente interessa agli addetti al lavoro, ma abbiamo anche una serie di link, nel senso che abbiamo selezionato una serie di risorse elettroniche che possono in qualche modo aiutare nella preparazione proprio della serata, nella preparazione della discussione. In questo caso abbiamo segnalato il sito dell'autore, una biografia dell'autore, un'intervista all'autore apparsa sul sito della Repubblica e poi anche due commenti, due consigli di lettura da parte di due autori italiani, Giuseppe Culicchia e Alessandro Davegna. Abbiamo cercato proprio di riuscire a raccogliere la maggior parte di contributi anche in diversi formati, per cui anche video. Abbiamo poi lo spazio dei vostri commenti. In questo momento ce n'è solo uno, si ha anche la possibilità di dare un giudizio all'opera in termini di gradimento. Come fare per inserire i propri commenti? Abbiamo uno spazio personale, per cui loggandovi come singolo gruppo oppure come individuo potete accedere al vostro spazio personale, per cui inserire commenti, inserire anche dei tag, per cui dei termini che in qualche modo per voi rappresentano l'opera, ma anche addirittura segnalarci delle recensioni, che poi ovviamente noi vedremo se approvare oppure no. Ok, in questo caso sono già state inserite due recensioni, una ricavata dal portale Woods Cultura e Spettacolo e un'altra invece del blog Corpi Freddi, un blog che riscuote sicuramente un grande successo tra gli amanti soprattutto del noir e del thriller. Torniamo alla nostra pagina principale. Come fare ad accedere a tutto il patrimonio della nostra biblioteca?
Attraverso la nostra maschera di ricerca superiore, posizionandoci sul contesto catalogo, possiamo effettuare una ricerca semplice, oppure possiamo effettuare anche una ricerca avanzata attraverso i campi predefiniti. Non solo, abbiamo predisposto anche una serie di elenchi di tutto il patrimonio che possono essere ordinati per rilevanza in base al numero di prestiti che questi libri fanno nelle biblioteche, titolo, autore e anno di pubblicazione. Ma non solo, il portale ha deciso di dare anche uno spazio per ogni gruppo di lettura, per cui sempre attraverso la nostra maschera di ricerca superiore contesto gruppi di lettura, un attimo che carichiamo, ok, possiamo inserire, c'è qualche problema tecnico? No, ok, possiamo inserire il, ok, il nome del gruppo di lettura oppure la città dove ha sede questo gruppo di lettura, e per cui facendo una ricerca accediamo proprio allo spazio di ogni gruppo di lettura. Abbiamo i recapiti, abbiamo lo scaffale virtuale come quello che abbiamo visto prima, e fra poche settimane sarà disponibile anche un'agenda, per cui ogni gruppo di lettura potrà inserire i propri appuntamenti, i propri incontri di lettura. Penso che sia molto comodo riuscire a utilizzare appunto questo spazio per informare gli appartenenti al proprio gruppo di lettura. Ma vediamo cosa offre ancora il nostro portale. Allora, un attimo. Torniamo sulla vetrina. Ok. Questo portale è un portale SebinaU. E tra le varie opportunità che offre, offre anche la componente open source, che ci permette di fare una ricerca federata su più cataloghi, vuol dire una ricerca simultanea su più cataloghi. Cataloghi nazionali, cataloghi regionali e cataloghi anche internazionali. Non si apre, per cui proseguo. Beh, ci voleva un dettagliato. Ci voleva, infatti, era troppo lineare. Abbiamo selezionato anche una serie di risorse che vi possono aiutare. Abbiamo stilato una sorta di virtual reference desk, suddiviso in 9 categorie. Vi segnalo in particolar modo il Lit Blog. Ok. Si dice tante volte che la critica letteraria sia ormai morta. Questi blog letterari invece smentiscono questa affermazione. Sono un fenomeno che sta veramente crescendo, fenomeno veramente valido, per cui abbiamo voluto segnalarvi tutte queste risorse. I lit blog segnalati sono quelli che riscuotono maggiore successo, che hanno maggiori aggiornamenti e che hanno una redazione anche di un certo rilievo. Vi segnalo inoltre che abbiamo anche stilato una lista di programmi radiofonici piuttosto che televisivi presenti su web. Questo proprio perché cerchiamo proprio la contaminazione di quelle che sono le risorse, di quelli che sono gli strumenti che vi possono facilitare e arricchire per la vostra discussione. Continuo dicendovi che abbiamo segnalato anche il blog dei gruppi di lettura, promosso 10 anni fa dal gruppo di lettura di Cologno Monzese e dalla Biblioteca di Cervia, che è stato un po' il precursore di questo portale. È un blog veramente molto valido, molto attivo e molto aggiornato, dove potete trovare tantissime informazioni. Concludo mostrandovi il nostro canale YouTube. Abbiamo detto appunto che i gruppi di lettura in rete devono promuovere il contagio. Proprio per questo motivo abbiamo aperto il nostro canale YouTube e stiamo raccogliendo una serie di video proprio per far sì che ogni gruppo di lettura possa presentarsi. Ovviamente attraverso questo canale YouTube è possibile anche fare recensioni, video recensioni piuttosto che book trailer. Adesso io non so se c'è ancora tempo perché vorrei far vedere un video. Allora. Sono brevi, sono molto brevi. Sì, sono brevi, per cui vi mostro il video realizzato dal gruppo di lettura Incrociarti di Carugate.
Un attimo, non parte il video, l'audio. No, c'è. Ciao, siamo il gruppo Incrociarti di Carugate, in provincia di Milano, e siamo lieti di fare la vostra conoscenza. Siamo nati il 5 aprile 2006 all'interno della Biblioteca Civica di Carugate con il fine di ampliare la proposta culturale. Abbiamo organizzato iniziative culturali e artistiche e in seguito abbiamo proseguito il nostro cammino come puro gruppo di lettura. La partecipazione e la condivisione sono fondamentali, pertanto i nostri incontri sono aperti al più ampio pubblico possibile in un clima culturale accogliente e conviviale. La testa è già in cammino da qualche mese, lo stomaco e le sue paure anche, ma ogni partenza ha il suo momento, nello spazio e nel tempo. Lo spartiacque tra il prima e il dopo. Questo viaggio comincia davanti al grigio capolinea della metropolitana. Un pomeriggio che promette pioggia. Fabrizio Gatti. Siamo un gruppo di curiosi e coraggiosi, per i quali la cultura nasce dall'incontro, dalla circolazione di idee. La scintilla della nascita del gruppo è scoccata con l'organizzazione della serata su Tiziano Terzani nel febbraio 2006. La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare e di sperimentare e di dire no a una qualsiasi autorità letteraria, artistica, filosofica, religiosa, sociale e anche politica. Ignazio Silone. Come affrontiamo la lettura a Incrociarti? Preferiamo affrontare l'autore piuttosto del singolo volume, così abbiamo una visione a tutto tondo dell'artista e inoltre riusciamo ad assegnare a ciascun lettore del gruppo di lettura un libro, aspetto non del tutto secondario, e i bibliotecari ci capiscono bene. Ci incontriamo una volta al mese, il martedì sera, alle 20:30, insieme a buon cibo e spirituali bevande, e concludiamo i nostri incontri sempre con il piacere di aver condiviso un percorso. Se uccidi un uomo, gli rubi la vita, rubi il diritto di sua moglie ad avere un marito, gli rubi i suoi figli del padre. Se dici una bugia a qualcuno, gli rubi il diritto alla verità, se imbrogli quello alla lealtà. Di Caleb Hosseini, dal Cacciatore del Pilone. Non abbiamo vissuto come i bruti, non ci siamo rinchiusi nel nostro egoismo, la fame, la sporcizia, il freddo, le malattie, la disperata nostalgia delle nostre mamme e dei nostri figli, il cupo dolore per l'infelicità della nostra terra non ci hanno sconfitti. Abbiamo dimenticato mai di essere uomini civili, uomini con un passato e con un avvenire. Giovannino Guareschi, Diario Clandestino. Giudichiamo le letture con un gradimento che va da 1 a 5 libri. Al vertice della nostra personale classifica abbiamo Murakami, Rodari, il graphic novel, Tabucchi, Toni Morrison, Mazzantini e Capote. Conservavamo i volumi che i miei antenati portarono dalla Grecia, 120 erano opera del solo Sofocle, oltre a tutti quelli di Aristotele, alcuni dei quali scritti a mano da lui personalmente. Sono insostituibili, non abbiamo mai permesso che venissero copiati. Gli esseri umani nascono e muoiono, ogni ora migliaia. Queste grandi opere rappresentano tutto ciò che rimarrà di noi. Poi rimasero in silenzio. Ci avevano provato, ma in fondo non volevano. Non volevano che la vita esterna rovinasse il tempo in quella stanza. Era un'incursione violenta, una deriva che non volevano più. Perché ci incontriamo? Perché mi piace leggere. Per condividere emozioni ed interessi che solo la lettura di un buon libro può dare, per confrontarsi e quindi capire meglio il contenuto dei libri letti. Perché vi respiro aria pulita e non sento i nauseanti miasmi che fuoriescono in questi giorni dalle finestre dei circoli politici. Perché leggere e parlare di libri sono tra le cose più eccitanti che si possano fare, senza necessariamente togliersi i vestiti. Perché leggere è una passione. E farlo con gli altri vuol dire leggere ancora, ma con occhi e cuori diversi, sempre nuovi. Quelli che ho scelto Incrociarti perché un libro, un po' come un film o una canzone o un'opera d'arte, mi apre nuovi orizzonti. Quelli che ho scelto Incrociarti perché
un libro mi permette di fare i conti con me stesso e con me stesso rapportato ad altri. Anche una landa di ipermercati può generare buoni frutti. A presto!